Garantire la sicurezza sulle piattaforme digitali della TUA per l'acquisto dei biglietti e l'utilizzo dei servizi dedicati alla clientela. Questo è l'obiettivo del protocollo firmato tra l'azienda regionale dei trasporti TUA e la Polizia di Stato. Attraverso questo accordo noi possiamo garantire maggior sicurezza alla nostra infrastruttura informatica, quindi parliamo di cyber security, di phishing, quindi tutte quelle formule che adotteremo all'interno dell'azienda, guidati e formati dalla Polizia di Stato per aumentare la sicurezza delle nostre infrastrutture tecnologiche. Questa è una cosa che a noi interessa molto anche nell'ottica della prospettiva verso la quale andiamo incontro, del potenziamento della nostra piattaforma digitale a livello regionale e anche nazionale, con la creazione di quello che sarà l'operazione MAS, quindi l'interconnessione delle nostre infrastrutture informatiche con quelle di altre regioni. Faremo anche da vettore divulgativo dei concetti da seguire per gli utenti per raggiungere maggior sicurezza inerente a questo tema, sempre dietro i consigli e la formazione della Polizia di Stato. Il progetto di collaborazione per la prevenzione di crimini informatici a tutela dell'infrastruttura informatica aziendale, dal titolo Insieme per la cybersicurezza, è stato fortemente voluto anche dai vertici della Polizia di Stato. Di accordi ne sono previsti diversi, anche perché il nostro centro, il CNAIPIC, il Centro Nazionale per la Protezione delle Infrastrutture Critiche della Polizia Postale, ha proprio la mission di creare dei protocolli d'intesa per la protezione della sicurezza cibernetica e per un interscambio di collaborazione e di iniziative con tutte le aziende che sono nel settore o che comunque si avvalgono di strumenti informatici. Sicuramente questa è una delle più importanti perché riguarda la TUA, che è un'azienda pubblica, ma ce ne sono anche diverse altre. Sono state create nuove sezioni di sicurezza cibernetica all'interno del territorio nazionale in sedi distrettuali. All'interno dei nostri uffici è stato creato poi il nucleo per la protezione delle infrastrutture critiche, il NOSC, e farà questa attività di scambio di informazioni con le infrastrutture critiche e poi per evitare che vengano interrotte le loro attività